Ciao a tutti ragazzi, oggi impareremo a vendere i nostri articoli su Marketplace. Precedentemente avevo già fatto un video che vi insegnava come settare, gli articoli per la vendita, per quello che riguardava soprattutto i permessi per la ridistribuzione. Potete vedere il link di questo video in sovraimpressione. Innanzitutto, che cos'è Marketplace? Marketplace è un sito web dove vengono esposti degli articoli in vendita, che verranno poi consegnati in Word. Chiunque può vendere i propri articoli, su Marketplace e chiunque può comprare articoli su Marketplace. Armatevi di buona volontà e partiamo! Allora, innanzitutto andiamo a questo indirizzo che è marketplace.secondlife.com e in alto a destra effettuiamo il login, sign in, vedete? Allora, io farò il login col nome di un mio alt che non ha un negozio. Allora, scriviamo il nome e poi scriviamo la password che è la stessa di Second Life. Gli diciamo di ricordarci su questo computer. Se volete, è facoltativo. Ecco, vedi qua che ho sbagliato. Vediamo se mi fa entrare. Vi racconto una barzelletta. In attesa di risposta, ogni tanto è un po' lento. Ecco, siamo finalmente riusciti ad entrare. Ok, allora, innanzitutto dobbiamo creare un nostro negozio. Come facciamo? Andiamo in My Marketplace, clicchiamo su Create a Store, vedete qua, e su in alto verso la destra. E si aprirà, sperando che il mio internet stasera non sia così lento o che il sito Second Life non sia così lento, si aprirà una pagina in cui, eccola qua, in cui ci viene chiesto di accettare i termini di servizio. Vedete, è abbastanza lunga, cercherò di riassumervela brevemente. Vi sottolineo, vi ripeto, che si tratta di una traduzione sommaria e che dovete fare riferimento alla pagina in inglese, dei termini di servizio. Allora, i Lindel Lab applicheranno una commissione del 5% su ogni vendita effettuata. Sarà possibile vendere i Lindel guadagnati e trasferirli in valuta reale sul vostro account PayPal e verrà applicata una commissione del 2% sull'importo della vendita di valuta, sino a un massimo di, un dollaro americano. Potete aumentare la visibilità dei vostri prodotti attraverso vari tipi di inserzioni a pagamento. Per i prezzi di queste inserzioni fate riferimento alla pagina dei termini di servizio. Gli utenti possono vendere e acquistare articoli non solo in linea in dollar, ma anche in dollari americani. Attenzione però che il tasso di cambio è circa un 10-15% superiore a quello dell'index e verrà applicata un'ulteriore commissione di 0,30 centesimi USA. Nel vendere i vostri articoli dovete aderire alle seguenti linee di condotta. Inserite il vostro articolo nella corretta categoria. Descrivete il vostro articolo accuratamente, onestamente e chiaramente. Evitate tattiche spammose come inserire parole chiave spammose che non hanno niente a che vedere con il vostro articolo. È assolutamente vietato pubblicizzare vendite o affitti di terreni a meno che non siano cessioni gratuite. È vietato utilizzare nomi di celebrità o di personaggi famosi. È vietato utilizzare marchi di aziende real life a meno che non siate stati preventivamente autorizzati dai rappresentanti legali degli marchi stessi. È vietato vendere beni o servizi real life e utilizzare marketplace per pubblicizzare eventi o luoghi. È però permesso, inserire una descrizione degli articoli in vendita, in lingue diverse dall'inglese, tipo l'italiano, potete farlo. Nell'inserire in vendita i vostri articoli dovete assegnargli una classificazione tra general, moderate o adult. Non è questa la giusta sessione per spiegarvi la differenza. Ripeto per l'ennesima volta, è una traduzione sommaria. Fate riferimento a questa pagina, usate un traduttore o quello che volete. Allora, finalmente andiamo giù in basso e clicchiamo su Accetta.
Allora, a questo punto noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a preparare il nostro negozio. Per farlo andiamo nella colonna a sinistra in Store Setup. La clicchiamo. Ok, innanzitutto dobbiamo inserire il nome del negozio. Mettiamo per esempio Gaia Gabe Shop. Ok, mettendo magari maiuscole e minuscole, magari inventatevi un nome, un marchio che sia carino. Nel profilo potete scrivere quello che volete. I sell scripts. Potete scriverlo anche in italiano. Io vendo scripts. Potete scrivere qua una policy, cioè qual è la vostra politica di vendita, per esempio che non rifondete, che vendete le cose copy, che fate custom works, cioè fate building a richiesta e così via. Quello che volete. Scriviamo XXXX. Qua potete inserire un link a un blog. Se voi avete un blog o un sito, potete inserirlo qua. Qua potete inserire link to in World Store. Che cos'è? Potete inserire la slurl che permetterà agli altri utenti di teletrasportarsi al vostro negozio. Come fate ad ottenere una slurl? Aprite la mappa, c'è scritto copy slurl to clipboard, lo cliccate, venite qua e premete Ctrl V e vedrete che la slurl verrà copiata qua. Store image, qua se volete potete scegliere un file, vi siete preparati magari l'immagine del vostro negozio, il vostro logo. Per farlo, fai scegli file, deve essere esattamente 45x45, andate all'interno del vostro computer e lo trovate. Io in questo momento clicco a nulla per fare le cose velocemente. Potete scegliere anche un banner, cioè sapete quelle immagini lunghe e strette, che deve essere esattamente 700x100 pixel. In entrambi i casi, per l'immagine del negozio e per l'immagine del banner, sono accettati i file JPEG, JPG, PNG o GIF. Cliccate quindi su Save e abbiamo preparato il nostro negozio. A questo punto noi avremo bisogno di una magic box, una scatola magica. Che cos'è questa scatola magica? Immaginatevela come un magazzino o come un server dove tutti i vostri articoli saranno immessi. Attenzione, io sto facendo questo tutorial e siamo a fine gennaio 2012. Probabilmente nel futuro questa magic box non sarà più necessaria, ma sarà possibile vendere i propri articoli direttamente da dentro l'inventario. Per oggi comunque ci vuole ancora questa magic box. Allora, che cosa facciamo? Noi andiamo nella pagina principale di Second Life, del marketplace Second Life, cliccando qua sopra, come se dovessimo fare un acquisto normalissimo, e scriviamo qua magic box search. Guardiamo un pochino, andiamo giù. E dovremmo trovarla abbastanza facilmente. Eccola qua. Vedete, X-Street Second Life Magic Box, venduta da Marketplace Linden. E la compriamo. La compriamo. Continuiamo. La compriamo per 0 Linden, chiaramente. E andiamo in Second Life. A breve dovrebbe arrivarci. Attenzione che come al solito, cioè come al solito, ahimè, siatene coscienti che questo sito, la consegna non è sempre immediata e spesso bisogna aspettare un po', soprattutto la mattina italiana, la mattina in orario europeo. Ok, finalmente c'è arrivata, eccola qua, e la prendiamo. A questo punto andiamo nel nostro inventario. E la cerchiamo Magic X-Street Magic Box e la rizziamo a terra. Eccola qua, quanta roba aperta. La rizziamo per terra e
Vi dico una cosa importante. Innanzitutto, questa scatola dovrà sempre essere restata per terra in una landa, per cui se non possedete terra diventa un po' problematico, però ci sono dei posti dove potete affittare lo spazio per arezzarla. Allora, questo tutorial è durato già quasi 10 minuti, quindi meglio che passi, che lo chiuda e che passi a un altro tutorial per andare avanti, se no YouTube non me l'accetta per questione di tempo. Ci vediamo nella parte 2 di questo tutorial.